Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Terremoto in centro Italia, 4 anni dopo la ricostruzione è ferma, recuperato il 3% delle 80.000 case inagibili e ci sono ancora 41.000 sfollati nonostante il Covid. Sono 80.000 le abitazioni danneggiate, ma agli uffici speciali sono arrivate solo 13.900 domande di richiesta contributo per sistemarla e i cantieri terminati sono poco più di 2.500. Secondo Giovanni Legnini le ultime ordinanze daranno un'accelerazione ai lavori, ma i professionisti temono il rischio imbuto per le imprese, potrebbero non riuscire a fare tutti i lavori che saranno richiesti. Coronavirus superati 1.000 nuovi contagi, 1.071 casi in 24 ore, non accadeva dal 12 maggio. Calano i ricoveri in terapia intensiva, rispetto all'altro ieri tornano a salire pure i tamponi, effettuati 77.000 test, di cui quasi 14.000 in Veneto. Negli ospedali aumentano i ricoveri di persone con sintomi, con più 5. Le persone positive al Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia raggiungono quota 258.136. Zero casi a Bergamo, non succedeva da febbraio. Pregliasco ha detto: niente panico, stiamo facendo più controlli. Aeroporti di Milano e Roma, servizio tamponi, chiude entro le 18.30, ma ci sono differenze. Galli dice: così le istituzioni non sono credibili. Chi arriva in serata dalle zone considerate a rischio è costretto a contattare la propria ASL entro le successive 48 ore. A Fiumicino il 22 agosto sono 12 i voli successivi alla chiusura delle postazioni. L'azienda mette però a disposizione un'impegnativa gratuita che permette ai passeggeri di recarsi in un laboratorio privato. Il professore della statale Alfatto.it ha detto che se decidi di avere uno strumento di prevenzione non puoi arrivare a questa contraddizione. Germania già richiuse oltre 100 scuole, 350 docenti e 6.000 alunni messi in quarantena. Nel paese superati 2.000 casi giornalieri. Chi si aspettava una partenza ordinata dell'anno scolastico tedesco è rimasto deluso. Gli alunni sono tornati tra i banchi in 9 Länder su 16, ma le chiusure parziali o totali degli istituti sono già all'ordine del giorno. La ministra dell'istruzione però dice che il funzionamento ordinario è partito bene. Intanto i positivi continuano a crescere. Merkel convoca i presidenti degli stati federali per giovedì. Le aule ci sono ma non si possono usare, il paradosso di una scuola romana, la preside dice necessarie per garantire il distanziamento. Le classi non hanno l'agibilità ma sono a norma, la vicenda burocratica si trascina dal 2013. La dirigente Claudia Gentili ha fatto appello alla sindaca Virginia Raggi, dal Campidoglio assicurano che faranno il possibile perché la scuola possa avere gli spazi a settembre. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid in Campania, l'indice di contagio sfiora 2, De Luca attacca la Azzolina. Sono 60 su oltre 4.000 tamponi i nuovi positivi al coronavirus registrati ieri in Campania, di cui 14 provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro da viaggi all'estero. Altrettanti i guariti, ma sono in calo i ricoveri, di cui 11 unità, passando da 66 a 55, dunque tornati rapidamente al valore del 20 agosto, segno che le cure hanno già più rapida efficacia. Zero i decessi. Metropolitana di Napoli, le lunghe notti dei nuovi treni già sprecciano sui binari. I nuovi treni della metropolitana si muovono di notte sotto i nostri piedi, percorrono con parsimonia le rotaie sulle quali sfrecceranno fra qualche mese, imparano i nuovi percorsi, si adeguano alle esigenze di Napoli. Per adesso ne sono arrivati 2 modernissimi, capaci di trasportare il triplo dei passeggeri attuali. Nel giro di 2 anni dovrebbero diventare 19 e far dimenticare ai napoletani la tragedia attuale. Le stazioni più belle del mondo, insomma, i treni più sgangherati della terra. Notizie dalla Puglia. Bari palpeggia il seno a turista tedesca in gravidanza, è stato arrestato. Un uomo di origini somale è stato arrestato dalla polizia ferroviaria nella stazione centrale di Bari poiché è accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane turista di nazionalità tedesca in stato di gravidanza. Secondo una ricostruzione degli agenti, l'uomo avrebbe incrociato la donna mentre transitava nel sottopassaggio in compagnia del marito. Con un movimento improvviso le avrebbe palpeggiato ripetutamente
ripetutamente il seno. Bari arrestato sul molo San Nicola, parcheggiatore abusivo violento. La polizia locale di Bari ha arrestato nella serata di sabato un parcheggiatore abusivo 33enne di origine marocchina. L'uomo è stato individuato nel corso di controlli sul molo San Nicola. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 21.40 si sarebbe avvicinato con il pugno chiuso a una donna che aveva appena parcheggiato la sua auto pretendendo i soldi per il posteggio. Notizie da Treviso e dal Veneto. Pietro si accascia e muore sul monte Cesen davanti agli occhi disperati della moglie. Si accascia e muore davanti agli occhi della moglie e degli amici. Non c'è stato niente da fare. Per il 67enne Pietro Quer, ieri mattina dopo un'escursione sul monte Cesen, ha accusato un malore improvviso. All'arrivo dei soccorritori del SUEM e del soccorso alpino, purtroppo il cuore del pensionato si era già fermato per sempre. Aia di Vazzola, il focolaio esplode, 125 contagiati, screening su tutti gli addetti, l'azienda non si ferma. Registrato venerdì il record di tamponi, 3.200 in un giorno nell'ULS 2. Malore dopo il tuffo nel Meduna, grave un 22enne di Conegliano, il giovane residente nel Coneglianese era assieme a un gruppo di amici a Cordenoz, dopo l'immersione non è riemerso, è stato salvato dagli altri bagnanti. PD, la consigliera dice Tocchetto che insomma è vittima di truffa online, rubata l'identità su Facebook. L'esponente democratica è stata avvisata da alcuni follower e dai suoi clienti. Motociclista di Motta travolto e ucciso, camionista indagato per omissione di soccorso e omicidio stradale. Confermati i reati contestati a un uomo di 49 anni di Prevalle in provincia di Brescia che ha travolto Vendramini con il suo auto articolato, salvo per dileguarsi poi ed essere rintracciata alcune ore dopo dalle forze dell'ordine. E passiamo adesso alla rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia. Il lavoro si trova in quasi tutte le aziende, insomma la responsabile in Friuli Venezia Giulia per la selezione del personale della Adecco svela quali sono i comparti che daranno occupazione. All'orizzonte si stanno addensando nuvole di tempesta perché la pandemia continua a creare problemi a livello mondiale, mentre molte aziende faticano a smaltire le tossine accumulate durante il periodo di blocco imposto per ragioni sanitarie a partire dal marzo scorso. Alcuni settori paiono molto più esposti e affaticati, mentre altri sono in piena espansione e offriranno nuove opportunità di lavoro. Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 33 nuovi casi, prosegue il tracciamento dei casi che fanno riferimento alle discoteche ma anche a chi rientra dall'estero per ferie o per lavoro. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 282, cioè 28 più di ieri. Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi. Si ribaltano col quad feriti due ragazzi, incidente nella serata di ieri nel greto del Meduna in comune di Cordenons. Ieri sera intorno alle 21 la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone, supportata dalla squadra speleo alpino fluviale, ha soccorso due ragazzi che a bordo di un quad si sono rovesciati nel greto del Meduna in comune di Cordenons, nella zona dell'ex colonie da via Pasca. I pompieri salvano un gattino incastrato nel vano motore, delicato intervento a San Giorgio della Richinvelda sotto gli occhi attenti di mamma gatta. I vigili del fuoco di Spilimbergo sono stati chiamati dai proprietari di un'auto in sosta a San Giorgio della Richinvelda in via Spilimbergo per recuperare un gattino che incautamente si era intrufolato nel vano motore. Giovane tedesca si infortuna nella forra del Rio Simone. I suoi compagni di escursione hanno collaborato con i tecnici per il recupero in elicottero. Una giovane di Lipsia di 22 anni si è infortunata appunto nel pomeriggio di ieri procurandosi una probabile frattura alla gamba sinistra mentre percorreva uno dei passaggi della forra del Rio Simone. Il 112 è stato allertato poco prima delle 16.30 dai ragazzi che erano assieme a lei durante la discesa e la SORES ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.